Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi, come avevo già preannunciato sugli altri social, vi porto un video aggiornamento doverosissimo su Gala, nuova price prediction e vi spoilero al rialzo e vi spiego anche il perché. Aggiornamento Gala V1, Gala V2. Andremo a vedere come farlo, la tokenomics di Gala, uno dei problemi più grandi di Gala, e andremo ad analizzare tutto questo all'interno di questo video. Quindi, prima di cominciare, ragazzi, come al solito, lasciate un like, un commento, condividete questo video con tutti gli investitori di Gala perché è estremamente interessante e probabilmente fondamentale per fare nuovi investimenti su questo token. Andiamo a parlare subito dell'aggiornamento V2. Cos'è l'aggiornamento V2? L'aggiornamento V2 è un aggiornamento del token Gala che verrà rilasciato one to one. Tutti i possessori di Gala come token nell'ecosistema Gala Games avranno un token migliorato. Migliorato in cosa? Mentre l'ecosistema Gala Games continua a crescere e evolverci, siamo entusiasti ad annunciare l'imminente lancio di Gala V2 il 15 maggio. Questo aggiornamento, al contrario di Ethereum, per token Gala apporta una serie di miglioramenti al tavolo, inclusi meccanismi di masterizzazione migliorati, miglioramenti alla sicurezza, possibilità di aggiornamento futuro. Con uno sguardo all'orizzonte, il nostro team si impegna a garantire che Gala e l'ecosistema Gala Games rimangano all'avanguardia nella tecnologia blockchain e usabilità. Spoiler: saranno possibili anche burning a livelli più alti. Quindi, se andate deep dive all'interno delle chat, dei supporti di Gala, potrete trovare tutte queste cose. Aggiornamento one to one da Gala, molto molto importante. Abbiamo già preso contatto con la maggior parte dei nostri partner, quindi tutti gli exchange dove Gala è listato possono stare tranquilli. Il consiglio però, ti consigliamo, c'è scritto qua, vivamente di conservare il tuo Gala nel tuo portafoglio personale, per assicurarti che il drop venga consegnato a te direttamente. Quindi, qui stanno dicendo, non è che se voi tenete i Gala sull'exchange non vi arriverà il drop dei nuovi Gala V2, vi arriverà lo stesso, ma not your keys, not your crypto, ok? Quindi, se avete Gala sugli hard wallet o sui cold wallet, siete sicuri al 100% che arrivino a voi. Io personalmente li ho all'interno di un exchange, li ho appena spostati all'interno di un exchange perché in caso di qualsiasi problema c'è comunque un supporto, per esempio quello di Binance, io l'ho lasciato su Binance, che è veramente funzionante, dedicato anche a questa tipologia di cose. Bene. È necessario però rimuovere Gala da qualsiasi tipo di pool di liquidità o di smart contract entro e non oltre il 15 maggio. Quindi ragazzi, il 14 maggio voglio tutti i Gala liberi da qualsiasi pool, staking, qualsiasi cosa. In caso contrario non verrà assicurato il drop dei nuovi Gala e non è sicuro che siano poi recuperabili. Il Gala V1 poi non servirà più a niente. Sarà un token così. Non so se verrà cancellato, delistato, non so se semplicemente verrà fatto un 1 a 1 e rimarrà lo stesso token con un nome diverso. Non lo so come verrà fatto, ma il Gala V1 non servirà più a niente. Un aggiornamento grande, grande, grande. Cosa molto importante, importantissima, qua sotto c'è l'indirizzo ufficiale del contratto di Ethereum di Gala V2, che è questo qua sotto. Benissimo, se qualcuno vi scrive aiutandovi a fare lo scambio da Gala V1 a Gala V2, facendovi dare i loro Gala, ragazzi, è uno scam. Mi raccomando, non date Gala a nessuno, non fidatevi di nessuno. Tutto questo processo avverrà in automatico, ok? Avverrà in automatico senza l'utilizzo di sforzo umano, senza capacità, senza niente, ok? Continuiamo con gli aggiornamenti. Allora, Gala. Cos'è Gala? Cos'è il token Gala? Il token Gala è un token digitale dell'ecosistema di Gala Games Entertainment. L'obiettivo dell'introduzione di Gala è quello di fornire un metodo di pagamento e regolamentazione all'interno dell'ecosistema Gala e Entertainment.
Il Gala Token è trasferibile tra utenti e hanno il controllo completo su come utilizzarlo. Gala esiste su diverse blockchain come Ethereum e Jiri, la nuova, o Giri, la nuova chain di Gala. Ok? Gala è il carburante che fa funzionare l'ecosistema Gala Games ed Entertainment. Gala è il principale meccanismo di ricompensa dei Founders Node e Gala ogni giorno, purché i Founders Node soddisfino i requisiti, verranno distribuiti. Ok? Usando Gala una persona può acquistare NFT per giochi, per esempio Town Stars, e acquistare licenze come Founder Node nel negozio di Gala Games. Ok? Benissimo. Molto, molto importante. Ci sono lanci imminenti di Gala Games. Iniziano ad uscire delle notizie, secondo me un po' fuorvianti, anzi sicuramente fuorvianti, su Gala Games, sull'airdrop di Gala. No, ragazzi, non c'è nessun airdrop ufficiale in questo momento, non ce n'è nessuno, quindi state lontano da queste notizie, come al solito sono scammers, state attenti, ok? Perché vedo sui social, su Twitter, sui vari gruppi Telegram, gruppi Discord, ci sarà un airdrop di Gala? No, è una fake news? No. Son gruppi di persone che sono qui per scammarvi. Quindi, ragazzi, attenzione, attenzione, attenzione. Vi metto in guardia, vi faccio questo warning perché è molto molto importante. Ma passiamo alla notizia fondamentale. La notizia fondamentale. A parte il burning, che l'abbiamo già visto in diversi video, passiamo alla notizia fondamentale. Gala Games ha un halving. E ragazzi, io questo non lo sapevo. Non lo sapevo, anche perché è davvero difficilissimo trovare queste informazioni attraverso i loro siti. Innanzitutto, prima cosa, la total supply è fissa ed è circa 50 billion. E questo, ok? L'abbiamo visto. Se andiamo su Etherscan, qua, vediamo. Eccolo qua. La circulating supply che è di 7,5 milioni, che rispetto a CoinMarketCap è superiore circa un 10%. In più il volume, scusate, in più il totale dei token, la max supply adesso in questo momento è di 39 miliardi di token. 39 miliardi di token. Con una total supply massima di 50 miliardi, ok? Ma la cosa più importante è capire questo, che Gala ha un halving. Ogni anno, il 21 di giugno, di luglio, c'è un halving, ovvero un dimezzamento annuale, proprio come quello di Bitcoin, ma qui ogni anno, un dimezzamento annuale dei token rilasciati giornalieri di Gala. Quindi, 2021, per esempio, avevamo 17.123.286 Gala al giorno. 21 luglio 2022 abbiamo 8.561.643. 21 luglio 2023 ne avremo ancora la metà. 21 luglio 2024 ne avremo ancora la metà. Ed ecco qui che fra poco più di un anno, che tra poco più di un anno potremo vedere veramente Gala deflazionistico. Nello scorso video, deflazionario come volete voi, nello scorso video avevo detto che sicuramente il burning di Gala poteva andare a frenare l'inflazione di Gala. Ma con questa ultima notizia che è uscita fuori, che sono riuscito a ricercare, che sono riuscito a trovare, beh, Gala può davvero diventare un token deflazionistico o deflazionario. Quindi i loro token circolanti e la total supply può diminuire. Ed è per questo che devo necessariamente andare a rivedere la mia price prediction, che era, ricordo, di un dollaro. Ok? La mia price prediction per Gala rimane sempre come market cap totale di 50k. E adesso siamo ad $1,28, $1,30 più o meno di, scusate, 50 billion di market cap, $1,30 di valore considerando
la total supply di adesso, la total circulating supply di adesso. Ma se dovessimo bruciare e riuscire a bruciare in questo caso la metà dei token circolanti, potremmo vedere Gala ben più in alto di un dollaro. Potremmo vederla 1,50, potremmo vederla addirittura 2, 2,5 in questa bull run. Quindi sono non bullish, super bullish, super super bullish su Gala. Come al solito, i miei non sono consigli finanziari e non vogliono esserlo. Ma ragazzi, in un token che fa tutto quello che fa Gala, con un unico problema che è la tokenomics, ovvero la circulating supply, la market cap completamente diluita, questo è l'unico problema di Gala e l'inflazione del token. Ragazzi, risolto questo problema, Gala secondo me è una macchina da guerra per la prossima bull run inarrestabile. Con una prospettiva di crescita di un 32x, 35x, facciamo un 35x. Ed è tanta, tanta roba. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Come al solito, vi chiedo massimo supporto e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.